questa struttura dell'ente fiera diventa adesso il diritto al futuro di una città come Palermo, che deve inserirsi nei circuiti del turismo congressuale nazionale ed internazionale. Un investimento di oltre 15 milioni di euro, avremo il progetto entro 100 giorni e assieme a Palermo altre città dell'isola potranno ospitare eventi di rilievo internazionale anche nei mesi cosiddetti di bassa stagione. In Sicilia si può fare turismo 12 mesi l'anno e questa è la sfida che dobbiamo necessariamente vincere. Siccome c'è un tempo per ogni cosa, l'amministrazione comunale ha aderito a questa idea di realizzare un centro congressi che andava realizzato piuttosto che consumare suolo, individuare aree che non ci sono. Abbiamo preferito operare laddove già c'è qualcosa da ristrutturare, che peraltro torna in questo modo ad avere quella vocazione economica che è stata, come è noto, interrotta dal fallimento dell'ente fiera e poi dalla pandemia, che ha certamente impedito un utilizzo economico. Però i due interessi non sono in contrasto, perché è chiaro che i tempi di realizzazione di quest'opera sono tempi pienamente compatibili per un'organizzazione, una valorizzazione del personale, ma anche al tempo stesso per rendere servizi adeguati ai cittadini. Io credo che da questo punto di vista sia un momento importante, perché diventa un'occasione di riqualificazione. Per dirlo in altre parole, non sono soltanto i privati col bonus che ristrutturano gli edifici, sono anche le pubbliche amministrazioni che si mettono insieme per ristrutturare un edificio già esistente e per consentire finalmente di avere il turismo congressuale. Il padiglione 20 sarà riqualificato completamente, quindi sia internamente che esternamente. L'idea è quella di realizzare un centro congressi altamente flessibile e quindi multifunzionale, un po' come viene richiesto dall'attività congressuale e come sono i centri più moderni. In una configurazione a sala unica potrà ospitare 20 fino a 4.000 persone, ma poi potrà essere suddiviso per accomodare eventi simultanei come la necessità attuale. All'esterno sarà riqualificato con una nuova facciata, una nuova pelle che vorrà rappresentare un po' un faro luminoso, un punto di riferimento per tutto il comparto, e ci si augura che magari questa possa essere l'inizio della riqualificazione di tutta la fiera mediterranea.